Una città vivibile, con aree verdi, vie pedonali, piste ciclabili. All'ombra di un albero vediamo una famigliola felice, che tra poco andrà a fare la spesa in un supermercato e prima di tornare a casa passerà anche dal fruttivendolo. Che simpatico quadretto, no? Sembra un render di un progetto urbanistico green e innovativo, con le persone finte aggiunte sulla scena. E invece potrebbe nascondere un incubo. O almeno è quello che sostiene un certo tipo di persona che si è convinto che il modello della città a 15 minuti, quello che abbiamo descritto in poche parole, nasconda qualche complotto. Andiamo per gradi, anche per non sembrare pazzi. La città a 15 minuti è un modello di sviluppo urbano ideato dall'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno a partire dal 2015. L'idea di base è semplice: intervenire su un tessuto urbano metropolitano in modo da distribuire il più possibile i servizi, i negozi, le scuole e quant'altro, dividendo la città in tante aree dove tutto è a portata di mano, o meglio, a distanza di 15 minuti a piedi, in bici, con i mezzi pubblici. Questo è il raggio entro il quale ogni cittadino dovrebbe avere parchi, scuole e servizi essenziali. Moreno ha anche presentato la sua teoria in una TED Talk che ha contribuito a diffonderne il nome. La 15 Minute City abbraccia ovviamente la più ampia discussione sulla Smart City, a cui abbiamo dedicato un video apposito, e in generale la ridefinizione in corso degli spazi cittadini e del nostro rapporto con questi. Tragitti più brevi, spostamenti sostenibili, quartieri autosufficienti e non quartieri dormitorio e così via. La prospettiva sembrerebbe destinata a mettere d'accordo tutti. E invece no, perché la creatura di Moreno è stata prontamente risucchiata dal meccanismo delle culture wars, le guerre culturali in cui qualunque argomento viene politicizzato, estremizzato e trasformato in terreno di scontro politico, destra o sinistra, bianco o nero. Il risultato è che negli ultimi mesi Carlos Moreno si è trovato al centro di una serie di complotti deliranti e ha ricevuto minacce di morte da persone che si sono convinte che il suo piano sia diabolico, letteralmente. Moreno insegna sistemi complessi alla Sorbona di Parigi, ma è soprattutto il consigliere della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, la cui giunta ha rivoluzionato in pochi anni l'urbanistica della città, rendendola molto più simile ad Amsterdam, con le sue piste ciclabili diffuse e sicure, e puntando alla chiusura totale al traffico auto nel centro storico entro il 2024. A differenza di altri piani simili sperimentati in molte città d'Europa, specie durante e dopo la pandemia, quello di Hidalgo sta funzionando, ed è anche merito di Moreno. Il modello parigino ha però spaventato molte persone, secondo le quali dietro a un piano simile ci sarebbe il famigerato spettro del comunismo, o del nazismo, a seconda dei casi. Sì, perché parte dei critici sta spingendo l'idea che la vera città a 15 minuti, quella originale, si trovava nella Polonia occupata dai nazisti. Mentre in una recente protesta avvenuta a Oxford, i manifestanti hanno parlato di ghetti progettati dall'infido World Economic Forum, quello di Davos, come forma di controllo tirannico. A promuovere questa teoria è stato anche Jordan Peterson, un filosofo e scrittore canadese dall'enorme seguito online e molto vicino alla destra, che ha definito le città a 15 minuti la peggiore perversione immaginabile dell'idea di un quartiere camminabile e vivibile, e ha finito per tirare in ballo anche lui i giganti di Davos e il cosiddetto Grande Reset. A questo punto urge un breve ripasso per chi si fosse perso le puntate precedenti. Il Grande Reset è una proposta fatta veramente dal Forum Economico di Davos per rilanciare il mondo dopo la pandemia. In pochi mesi, complice il suo titolo piuttosto enfatico, è diventato il centro di molte teorie del complotto che hanno riguardato il virus, la sua stessa esistenza che viene messa in dubbio da molti, e i vaccini. Da qualche anno quindi il Grande Reset è il buco nero attorno al quale ruotano tutte le altre teorie del complotto che trovano nel piano di Davos la piattaforma ideale. Un gruppo di potentissimi che si ritrova in Svizzera per decidere le sorti del pianeta pigiando un bottone rosso con cui resettano la civiltà occidentale. Come tutto questo centri con la città in 15 minuti, mezzi pubblici, parchi, è poco chiaro, anche a sforzarsi di trovare un nesso. Ma tutto fa brodo. Lo dimostra il fatto che il lavoro di Moreno sia stato demonizzato anche dagli adepti di QAnon, un'altra uber teoria del complotto che dagli Stati Uniti si è diffusa in tutto il mondo, adeguandosi alle realtà locali. Anche in questo caso si parla di elite potentissime, solo che sarebbero sataniste eppure pedofile.
Negazionisti del clima, del Covid, Novax, complottisti del 5G e dei vaccini che contengono microchip hanno quindi trovato un nuovo totem su cui convergere. L'idea di costruire città più vivibili, che verrebbe usata però come scusa per limitare spazi vitali, spostamenti e libertà personali. Insomma, un lockdown eterno truccato da ambientalismo, il greenwashing della piramide. Anche il recente disastro ferroviario avvenuto in Ohio, che ha interessato un carico di sostanze tossiche, è finito in questo tritacarne grazie a un post diventato virale su Instagram in cui si diceva che il piano prevederebbe il trasloco in massa degli abitanti della zona contaminata, che è particolarmente rurale, verso i grandi centri abitati, che verranno poi interessati dal diabolico piano di Moreno e di Davos. Delirio paranoide, nulla di più. Ma tutto ciò ha comunque avuto pesanti ripercussioni nella vita dell'urbanista e anche degli attivisti e delle attiviste che cercano di migliorare le città di tutto il mondo e ora rischiano di subire l'accusa di socialismo, satanismo e chissà cos'altro. In un'intervista con il New York Times, Moreno ha detto che a un certo punto non ero più un ricercatore, ero Pol Pot, Stalin, Hitler. In una settimana ero diventato il nemico pubblico numero uno. In quanto tale riceveva messaggi pieni di minacce e offese, così come è successo a ricercatori e immunologi durante la pandemia. E pensare che la sua proposta non è nemmeno così nuova. Già all'inizio del Novecento in Europa si parlava di città-giardino e di unità di quartiere, che era un metodo di suddividere le città in zone indipendenti. E poi il nuovo urbanismo degli anni 60, le città camminabili degli anni 90, per arrivare alle smart city, da cui Moreno ha preso ispirazione per, come ha spiegato, usare la tecnologia e l'innovazione per rendere le nostre città migliori, più pulite e più sicure. Tutto questo però non importa più, almeno agli occhi dei cospirazionisti che sembrano decisi a trasformare una teoria urbanistica piuttosto innocua, per quanto efficace, in una nuova battaglia culturale. Con la pandemia che volge fortunatamente al termine, le città a 15 minuti sono quindi diventate il nuovo mostro da combattere.